Allora, Ludovica Ciriello è con Donzelli, plenipotenziario di Fratelli d'Italia. Quelli chiamano l'Europa, vogliono l'Europa che tenga conto di quello che rappresentano i cittadini. Sì, stiamo commentando insieme il discorso di Giorgia Meloni e anche il fatto che è sembrata un po' arrabbiata, un po' stanca. Lei che ne pensa? Io non l'ho vista né arrabbiata né stanca, l'ho vista determinata. Determinata, ovviamente impegnata, e ogni energia che ha a disposizione la dedica all'Italia. Questo le fa onore e ovviamente non sempre fresca come una rosa, ma questo non vuol dire che anzi perda né di lucidità arrabbiata né di concentrazione. Arrabbiata per essere stata esclusa, non per questioni personali. Ma guardi, ma non è, dai giochi di Bruxelles. Ma non è questione di essere esclusi, è questione che si rischia che siano esclusi i cittadini che hanno votato non in Italia ma in tutta Europa. Cioè il tema di provare a chiudere un quadro, a prescindere dall'espressione dei cittadini europei, non aiuta l'Europa. Allontana i cittadini dall'Europa e mette l'istituzione sempre più in difficoltà. Nel frattempo alla destra di Giorgia Meloni siedeva Antonio Tajani, che ha subito fatto sapere che però l'Italia non può non votare questo pacchetto di nomine. Ma questo, il voto è una questione pratica, e vediamo ancora le nomine, ancora le trattative non sono chiuse, ancora la partita la stiamo giocando. Quello che il problema è che non si può considerare il voto, non si può considerare ininfluente i cittadini che votano nel rappresentare le istituzioni, perché quando le istituzioni fanno questo perdono il contatto col popolo, non hanno senso. Già l'Europa ha qualche difficoltà purtroppo, e quindi allontanarsi ulteriormente dalle sensibilità dei cittadini per chiudersi in pochi. È chiusa, secondo lei, la partita delle nomine? Potrebbero anche astenersi, votare a favore? Ci sono varie nomine, vari livelli, varie questioni, non mi sembra ci sia. Ok, quindi è un altro livello, cioè puntate al vice, al commissario. No, guarda, questo non fermatevi un secondo, perché mi viene il mal di mare. Del toto nomine non mi ci portate, capisco che possa appassionare, ma non lo seguo, che vi asteniate, potrebbe essere questa la vostra strategia. Guardi, quello che noi faremo è difendere gli interessi nazionali in Europa, ma soprattutto anche quelli europei. Davide sta giustamente suggerendo di fermarci, ma qui è il momento peggiore, tra l'altro. Prima che tu venissi da me ho provato a chiedergli. Allora prova a fermarlo un attimo, chiedigli anche dell'inchiesta di Fanpage. Qui ci investono anche se ci fermiamo, quindi al massimo anche dell'inchiesta. Se è ancora un istante per noi, abbiamo un countdown, diciamo, contiamo i giorni dal giorno della pubblicazione dell'inchiesta di Fanpage, quale nessuno ha preso le distanze, in particolare non le ha prese Giorgia Meloni. Se vuole farlo lei oggi. Guardi, io ho fatto un comunicato stampa per la verità, quindi vi invito a riferirvi a quello. Possiamo condannare pubblicamente? Vengono veramente espulsi? Questa azienda, questa inchiesta l'ha pubblicata. Verranno espulsi, sospesi, saranno presi dei provvedimenti? Guardi, i provvedimenti noi nel partito non li prendiamo mai. Neanche su ordine non li prendiamo mai, né della sinistra né della sette, né a favore né contro. Noi li prendiamo quando li reputiamo noi necessari, e non spetta alla sette prendere. Per fortuna siamo in una nazione libera, i partiti scelgono liberamente, non scelgono in base alle decisioni degli altri. Non preoccupatevi che Fratelli d'Italia è sempre stata nettamente contro ogni forma di razzismo, discriminazione e totalitarismo. Quindi prenderete dei provvedimenti. A sinistra non vediamo questo, anche sulla vicenda dell'antisemitismo. Vediamo che Fratelli d'Italia è una posizione netta, altri partiti, altri movimenti, quindi altri orientamenti politici non hanno alcun dubbio. Decidiamo noi, decide la sette. Certamente non io. Non decide la sette. Le chiedevo, poi rimane il fatto che per lei, Giovanni Donzelli, per me, quei video sono un motivo sufficiente. Quei video sono un motivo sufficiente per ricordare che esistono anche dei limiti nel fare quello che viene definito giornalismo. Mi fa una domanda rispondo io e non decide quello che rispondo Io. Occhetto, subito, io credo che da questa inchiesta emergono, in cosiddetta inchiesta, emergono dei fatti su cui noi come sempre prendiamo le nostre riflessioni, le nostre decisioni, ma se ricordo che si parla di persone che non hanno né ruoli di partito né hanno ruoli istituzionali, ma si tratta di ragazzini per buona parte minorenni che non hanno ruoli nel partito, che il partito ha il compito, come tutti nei movimenti giovanili, di formare, crescere e selezionare. È chiaro che faremo le nostre scelte in base a come si comportano. Non sono persone che hanno ruoli di partito. Finisco, che è importante questo. A questi ragazzi qualcuno ha insegnato
che ha 18-20 anni e per in nome della carriera personale si può tradire amici, quelli con cui si dorme insieme, mentire a quelli con cui prendiamo una birra, quelli con cui raccontiamo di condividere valori ideali. In nome della carriera si possono tradire e si può mentire e a quello che si definisce amico per mesi, con cui si dorme insieme, ci si confida, si va al cinema, si può tradire. Questo è l'insegnamento principale che ha dato la Sette. Quindi no, il problema, questa è infamia. Dopodiché poi dopo cosa farà Fratelli d'Italia, cosa farà il Movimento Giovanile? Ovviamente noi rimarchiamo sempre che siamo contro ogni forma di dittatura totalitarismo. Va bene, mi pare di capire che per Donzelli il problema è la giornalista e non questo saluto. Vabbè, ne prendiamo atto in diretta, benissimo. Achille Occhetto, riparto da lei.